Ecco che mi sposto, mi metto comoda perché, buongiorno, perché ho alle spalle un bel cuscino sostenuto, un altro ce l'ho sotto le cap, e voglio prendere un po' di luce, sto un po' al sole, so che è un orario balordo, però prima c'avevo da fare, sono stata anche qua stamattina presto, qua la luce, la Minù la vedete, è nella sua cuccetta all'ombra. È un po' umidina l'aria, anche se vediamo l'azzurro qui. C'è ancora parecchia foschia sull'Umbria e c'era parecchia nebbia lungo la Valle del Tevere. È passato il corriere, era l'omino che è venuto ieri. Ma scusi, ma io ero in casa, c'era la porta aperta, non ho visto la porta. Ma lei mi deve dare il tempo di arrivare, io non l'ho proprio sentita, ma mio cane l'avrebbe sentita. Ma io ho suonato che non funziona il campanello, ma c'era la porta aperta, c'erano le chiavi sulla porta, vero che c'ho la tenda, ma la tenda è trasparente, ma mi chiamasse. E poi proprio non lo so cosa ha fatto, non è neanche salito sugli scalini, credo. Vabbè, comunque è partito. Allora io adesso cosa faccio? Invece di fare i compiti proprio, veri e propri, porto avanti il mio scialle. Ieri è successo un guaio. No? Allora ho dovuto disfare due giri e mezzo. Ah sì, perché ho visto un erroraccio. Mi sono dimenticata di fare la V. È molto semplice questo scialle perché ha uno sviluppo intuitivo. Ci sono poche cose da apprendere, ma già dall'inizio è veramente semplice, non ha una partenza balorda. E devo dire che a me qua si accentua un attimo la gobbetta perché avevo la mano troppo lasca. Quindi, quando si fa la partenza, vediamo un po' com'è la nostra mano all'inizio. Consiglio di scaldare i motori con il filato, di fare un quadrato che abbia un po' tutti i punti che servono, quindi le catenelle, le maglie, sì, fate catenelle, barrette, maglie alte e così. Allenate la mano a creare questa ampiezza, ma quello che è successo qua è stato quello di avere la mano un po' lenta e quindi tutto più si può recuperare. Poi tirerò. Ah, vedete la codina corta in questo caso? E io ieri ho chiacchierato riguardo a quanto sia necessario avere una codina molto lunga di avvio con il linette a crochet e non solo a crochet, perché lui è un filato vivo, è un lino al 100%. Adesso già rispetto a questa mattina si vede meno perché ha preso un po' di umidità, ma lui esce, vedete? Cioè si ritorna indietro, quindi serve una francatura più che sicura. Allora sapete cosa fate? Fatela bella lunga anche di 20 cm e poi ripassate con l'ago giusto questi 10 cm, 12 cm di avvio. Adesso la vedete corta, ma io sono già passata più volte attraverso le maglie. C'è una certa consistenza qua, vedete come sarebbero altrimenti le catenelle. Quindi in questo punto io sono passata più volte, poi me lo affrancherò con l'ago, un filino, tic, 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 due volte, lo ancoro proprio, la cotina finale la ancoro e faccio proprio il nodino, bello teso, doppio nodino. Adesso valuterò se realizzare, come ho detto ieri, uno dei fili dell'inette prelevato da un paciugo che ho fatto ieri. Oppure un filo da cucito, però da solo si comporta bene, insomma, non è complicato da ancorarsi. È un avvio veramente semplice, poi ci sarà una chiusura, me la sto studiando, quindi una rifinitura. È un lavoro non noioso per me, infatti questo pattern che sto realizzando un po' a memoria, visto che lo scialle l'ho regalato a mia sorella, l'ho dato a lei. E era quell'arancione con lino e seta e il lino, era cotone, lino e seta, quel filato lì, fiammato, e un capo arancione, un bel punto d'arancio e un filato, un capo di lino naturale grezzo, bello sottile, meno di questo, meno di uno di questi filini qua, cioè più sottile di questo, ma meno sottile di uno dei capi.
dell'Inificio Canatificio Nazionale. È anche leggermente irregolare quel filato, è proprio bello. E mi è piaciuto un sacco quel risultato, perché anche lì, quando allora, lì il crochet ci dà l'idea di un qualcosa di rassicurante, certi motivi così ripetitivi, un po' vintage, no? E quindi come possiamo cambiarlo? È anche un po' banale, è vero, spesso il crochet sembra un po' banale, soprattutto i capi d'abbigliamento sono o terribili, terribili. De Martino o Di Martino, non capisco, non ricordo. Quindi, e invece ci sono delle designer bravissime che fanno capi crochet, ma li vorrei tutti e infatti ne voglio fare uno perché mi piace tanto. Cioè, sono un paio di persone che stanno facendo dei capi d'abbigliamento veramente interessanti, lontani dai pizzi, dalle cose, ma mi piacciono anche le bluse molto traforate a crochet. A me piace indossare il crochet. Ho un copriabito che vi farò vedere che acquistai un lontanissimo aprile di chissà quale anno prima dell'84, perché l'84 è stato l'ultimo anno mio a Spezia. Allora, sì, l'84 mi sono trasferita da Spezia a Lombardia nella fine inverno, mi pare, fine inverno allora, inizio 84, più o meno, inizio 84, adesso di preciso il mese non me lo ricordo, e quindi ci sono andata o nell'82 o nell'83, giù di lì, a Bologna, un Cosmoprof di quegli anni, dove all'interno dei vari stand si poteva acquistare anche cose d'abbigliamento, stranamente. L'acquistammo dentro al Cosmoprof, dentro lo spazio della Fiera di Bologna. E mi comprai questo copri, doveva essere una maglia, era una maglietta un po' lunghetta, crochet. Scusate, rido. E le maniche erano un po' tre quarti, ve la farò vedere. È diventato lungo. Lungo, cioè maglia ai fianchi, arriva alle ginocchia e basta, lì si è fermata. È un cotone povero, sottile e lo metto sempre. È una delle poche cose che mi sono tornate da quella vita lombarda, perché ho vicissitudini, figuratevi. È una delle poche cose antiche mie che mi sono tornate indietro e ce l'ho e l'ho indossato. Con tante cose, quindi è trasparente ovviamente, tutto pizzo, e l'ho indossato con dei vestitini sottoveste. Mi piace proprio tanto. A volte l'estate lo metto anche qua fuori sopra, ho delle camicie da notte che mi arrivano al ginocchio, con le spalline sottili, lo metto perché mi piace proprio. Ho le mise estive da terrazza, da prima della nanna, oppure da risveglio, ho un kimono in sangallo bianco e lo metto la mattina per far colazione in terrazza quando è caldo durante il giorno. Io qua fuori ci sono già le 5, mi piace svegliarmi presto. Mi piace svegliarmi presto anche se sono andata a letto tardi. Anche se d'estate difficilmente vado a letto molto tardi. E anche perché è il momento dove pratico di più il Nordic Walking. E ci vado la mattina presto in giro per le strade. Mi piace proprio tanto quel momento lì, poi faccio meditazione camminando e sto bene, sto proprio bene. Camminare a me piace tanto. Poi camminare con l'uso dei bastoncini da Nordic Walking sono diversi rispetto a quelli da trekking e mi ha aiutato soprattutto quando stavo ancora parecchio male per l'artrosi, quindi con problemi ai piedi, alle ginocchia, alle braccia. Poi adesso che non è che sono guarita, nel senso che la sto tenendo d'occhio, ecco, con il mio nuovo regime alimentare, una svolta. E quindi sto bene, mi lavora tutto il corpo, è una forma di allenamento anche per lo sci di fondo, il Nordic Walking. Nacque così, credo. E quindi ho queste cose da esterno, così da casa, né? E quella veste è una cosa così, perché quando fa caldo, e quindi ci manca solo di mettersi tanti strati, ecco, la mattina.
mattina presto o la sera, più la mattina presto. Ecco, quella è una mia cosa così, da momenti di relax. Mi sono bevuta una tazzina di caffè, devo pranzare, ma ho preso quel buon caffè lì a Viterbo. Sono così contenta di essere tornata nel mio baretto torrefazione. Quando apro l'armadio della cucina, che è un po'... lì ci tengo le spezie in busta, ci tengo i tè nelle scatolette che compongo e ci tengo il mio caffè di cicoria e anche il caffè. L'ho messo in una scatola di Tiger Bellina che ha il coperchio di legno, è un diffusore. Infatti, quel caffè è talmente buono, quel profumo da... non c'è paragone rispetto a quello che si compra e si apre, quello già sottovuoto. Non c'è proprio paragone. È una roba meravigliosa che dura giorni e giorni e giorni. Olio essenziale ancora fresco. Bello, buono. E quindi ho questa scatola che diffonde questo profumo nonostante il caffè io l'abbia lasciato nel pacchettino di carta che mi ha consegnato la signora. Mi piace, ma io gioco, gioco, gioco. Allora, adesso torno a parlare di qua perché avevo iniziato un vocale e invece poi sono stata interrotta dalla mia vicina che mi ha portato una bracciata, avevo una bracciata di bietola appena raccolta. E poi è arrivato il corriere, quindi ho interrotto quel vocale, non ve lo mando, no, ne facciamo un altro, facciamo questo qua. Andiamo qua che c'è anche una bella brezzina, ho il cappello, ma anche, allora, adesso il cellulare è sul ring, e il cellulare, vedete, sto coprendo il ring, il mio cellulare, con il cappello, perché altrimenti si surriscalda. Visto? Che furbata. E lavoriamo, eh? Lavoriamo questo linette e sarebbe, lo trovate tra i filati estivi, è di facile consultazione il sito di Lollocrea. Tre categorie, filati estivi, filati invernali e fantasia. Olè. Lui lo trovate nei filati estivi, e sarebbe lo trovate come grigio melange. Ma io lo chiamerei proprio mu latte, latte liquirizia. Ve le ricordate le caramelle mu? Non mi ricordo se è della Elac, quello Roncarti, quelle bianche e nere. Lui ricorda proprio quello. Poi l'effetto è gesso ardesia. Ecco, quando il filato riesce a dare. Adesso ce l'ho, sono in fissa con questo termine, lo zing, e che rende meno tradizionale, banale il crochet. Questo a me piace perché io lo vedo già che gonfia, che si può modellare intorno alle spalle, intorno al volto. E mi piace accartocciarlo, mi piace perché fruscia come la carta. Mi direte, sei rimasta così delusa da quel filato che ho utilizzato per il giacchino che ho battezzato crudo e ti va a incappare in un filato che canta? Sì, perché al tatto non c'è paragone, è vero, non è setoso, però è liscio, non è morbido, ma non punge. È vero, io avverto qualcosa di corposo, ma non mi dà quella brutta sensazione come ho provato con quel filato, come di pelle salmastra che si infila un abito pulito, tipo le t-shirt che fru 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 sulla pelle salmastra. Ui, mamma mia, che fastidio. Di Martino, di Martino. E quindi mi piace questa sua consistenza da merletto inamidato. Mi piace perché questo movimento lo ottengo, adesso vi faccio vedere giocando l'asco, ma ovviamente creando una textura piuttosto regolare, eh? È adattissimo a scialli, è bello anche in arredamento perché io me la vedo una bella tenda così e poi è un filato talmente bello, mi piacciono le tonalità, andate a vedere, a parte un verde acido e mi piace anche lui e perché non farcela una tenda, ma quando abbiamo delle finestre dove serve solo schermare, anche per creare giochi di luce con la tenda, dove magari se abbiamo bisogno di più privacy possiamo creare un ulteriore strato con un voile, ad esempio, o con una garza di lino o una garza di cotone, quindi delle trame regolari ma rade.
che sono poi quelle stoffe che si lavano veramente con facilità e si lasciano stropicciate, si stendono umide come sono, si rimettono sulle tende. A me piacciono poi le tende che sono proprio, che si appoggiano per terra, con le quali posso giocare un po' quando le drappeggio di lato. Poi sapete i miei ambras cosa sono? Le corde delle rattaparelle. Ecco. Una volta mi piacevano gli ambras, mi piaceva, tutta una cosa classica. È divertente perché con le case si gioca, ecco, diciamo il bello di cambiare le case è che ti impongono di cambiare l'assetto generale, ecco, mentre quando uno vive per una vita nella stessa casa, ogni tanto non è che puoi sempre spostare solo i mobili, ti viene da cambiare anche quelli, e noi qua abbiamo di quegli accrocchi immediati e mi fa troppo ridere, perché non mi sento definitiva e non mi inquieta la cosa, io non mi sento definitiva, non che me lo pongo come limite, come regola, non mi sento definitiva, a parte che non siamo definitivi su questo mondo e quindi non mi sento definitiva, non ho questa cosa di dover fare dei lavori, com'è, me la godo un po' come se mi fosse stata prestata dalla Paolina, nel senso che poi gliela ridò e rimane la sua casetta. E mi piace vivere le case, quelle che raccontano delle storie, nei miei 58 anni, madonna. E ho vissuto in una casa in tonsa che non era mai stata abitata da nessuno ed è stata una bella esperienza anche quella lì, insomma, che ha degli odori diversi, glielo devi dare tu l'odore, però perché poi quando si vanno ad abitare le case, soprattutto gli appartamenti, quindi nei condomini, anche se noi tinteggiamo, portiamo le nostre cose, però hanno già un loro odore. E a me affascina quando entro nelle case, mi affascinano gli odori. Io ricordo l'odore della casa di mia nonna Erasma, l'odore della casa di mia nonna Emma, l'odore della casa della nonna Elena, la bisnonna, gli odori delle case dei miei. E poi ricordo gli odori anche delle mie case, come sono cambiati. Un po' dipende da quello che noi cuciniamo nelle case. Minuti, metti su lì che c'è un caldo che ti bruci la pancia. Devo stare vicina, solo che c'è caldo lì. Adesso le vado a prendere sul cuscino da pavimento. Cambia anche il modo, stavo pensando, cambia anche il modo di vivere le finestre, perché io le finestre le voglio libere, che sono sempre a guardare fuori dalle finestre e amo le finestre che mi raccontano. Io quello che ho fuori dalla finestra è, lo trovo più importante rispetto a quello che trovo in casa. Posso vivere in una casa assai spartana, anche molto rimediata, purché sia gradevole e stimolante quello che io ho fuori dalla finestra, come rumori, come suoni, ma soprattutto come paesaggio. E questo gesto di andare alla finestra io ce l'ho sempre avuto, ma perché ho avuto anche la fortuna di crescere, di nascere. Vabbè, sono nata in un pian terreno, ma ci sono stata giusto il tempo di venire alla luce, ecco, perché poi i miei stavano già in stavo in un appartamento nello stesso palazzo, ma 2 piani sotto. Ma io non lo posso ricordare perché ero una lattante. E si trasferirono poi al quinto piano, che in realtà era un sesto, praticamente era come un sesto, perché il primo piano era già rialzato parecchio. E io da là vedevo il golfo, vedevo le Apuane, vedevo le colline di Pitelli, vedevo i colli della Spezia, era bellissimo. Io a volte mi alzavo prestissimo pur di vedere il sorgere del sole dal dietro alle Apuane, insomma, che bello. E poi vedevo le luci del porto, le luci dell'arsenale anche, bellissimo da là, vedevo la città. Buona parte, perché poi la città si insinua tra i colli, quindi è difficile vederla proprio tutta da un qualsiasi punto. E quindi mi piacciono le tende come oggetto da pensare, da progettare, perché ho vissuto i tendaggi ricamati della bisnonna con quel bellino sempre bello stirato. Lei sì che aveva le ambaras pandan con le mantovane, che erano un color, erano diverse, e le aveva abbinate ai pavimenti, che aveva pavimenti in marmo, ogni stanza al suo, tutti questi colori, e quindi c'era la tenda con la mantovana sul rosa nella sua camera, c'era la tenda con
con la mantovana sull'oro, c'era la tenda tutta bianca, ad esempio, con tutte le nappine, sapete quelle belle nappine a pomponcini? Beh, le sue tende le chiamate da lei. Quindi amo le tende, però amo anche proprio per necessità, a volte schermare è importante, ma ecco le finestre impreziosite, la finestra la vedo proprio un gioiello, e una cosa così, buongiorno, la vedo proprio, anche lui la vedo bella, la vedo su un tavolo, la vedo su un divano, a me piace creare quelle cose che puoi vivere in vari modi, ora te lo metti addosso, ora lo lasci lì perché è bello vederlo sul divano, ora te lo metti un po' ed ecco che diventa una mezza tenda. Così, ora lo butto su un cuscino, avevo fatto uno scialle parecchi anni fa, a telaio, un cangiante, era un bianco madreperlato cangiante, il cangiante era dato dall'uso di filati ora lucidi opachi loro stessi, alternati con dei filati opachi. E dalle dimensioni diverse, dalle torsioni diverse, però distribuiti in maniera regolare, e che poi invece in trama, questo è l'ordito, in trama invece avevo usato un cotone, ecco, la torsione come quello brutto che non mi è piaciuto, il cotton light, era un insieme di filati lavorati così, però era solo bianco, era un cotone 100%, e l'avevo abbinato a una viscosa con frangette bianca, era l'effetto madreperlato, quel bianco del cotone corrente, del filato corrente in trama, era cangiante, ma era dato dal movimento della torsione dei fili diversi, ce n'era uno un po' a frisée, gli altri lisci, e quindi questo insieme di movimenti davano un bianco diverso rispetto a quello che puoi mettere un bianco della stessa qualità, dove i fili sono torti in maniera regolare, anche abbastanza serrati, quindi il riflesso della luce è quello più o meno è. Quello scialle l'avevo chiamata finta perché era uno scialle da sposa. Aveva tutte queste belle frangettine che tiravo fuori a mano, molto di più nelle due estremità, nelle due balze che avevo reso speculari e regolari. Ho preso proprio le misure, così doveva essere una balza, così l'altra cosa rara per me, perché i miei pezzi al telaio nascono in un modo e finiscono in un altro. Ma avevo accentuato sia la battuta che la fuoriuscita dei ciuffettini che tiravo fuori a mano attraverso i fili di ordito, un lavoro infinito. Mi aiutavo con un uncinetto dalla punta rotonda che non mi si doveva andare ad agganciare fili d'ordito, ma era abbastanza svelta, però è stato un lavoro lungo. Mentre nel resto dello scialle la battuta era regolare, quindi si vedevano i quadratini e i ciuffettini, un po' li ho tirati fuori e un po' li ho battuti. E quello è stato uno scialle che vestiva, era di un'eleganza. Ricordava, non so perché, un kimono, ma era uno scialle rettangolare alto quanto può essere alto un cuscino. E poi avevo appunto consigliato alla sposa di usarlo sul letto eventualmente come finta. Che cosa sono le finte? Le finte sono ed erano, adesso non le fanno più nessuno, queste pezze rettangolari in lino o canapa, o anche materiale più pregiato come tipo di tessuto, quindi raffinato, come poteva essere una batista, ad esempio, quindi molto leggera, venivano ricamati e si utilizzavano o per coprire i cuscini quando non c'erano i cuscini belletto, chiamavo così, perché il letto doveva essere sempre stra in ordine e quindi non doveva mai essere né sgualcito né sembrare utilizzato. E quindi c'erano i cuscini che coprivano i cuscini della notte, e chi non aveva il doppio cuscino copriva i cuscini o la balza del lenzuolo con queste pezze ricamate, le finte appunto, a volte con le iniziali, a volte semplicemente con motivi decorativi. E quella finta, quello scialle finta, ecco, così avevo consigliato di usarlo anche.
una bella camera tra l'altro, e quindi anche loro si possono prestare. Adesso questo l'Inet si presta comunque tutto per la realizzazione di un capo, così lo faccio con l'Inet, la qualità è quella, quindi gli spazi che possiamo ottenere, la trasparenza, soprattutto con questo motivo, è che cambia a seconda del colore. Andate a vedere la gamma di colori dell'Inet, è interessante. Ma questo, il grigio melange, che a me ricorda il gesso quanto l'ardesia usati insieme, lui, ecco, aiutami, la rosa mi ha acchiappato il cappello, aiuto, sono coperta come il cellulare. Ecco, lui è veramente, lo trovo moderno. Trovo che con un punto così, che è proprio bello su una mise, sia casacca che pantalone fluido, sia su un caftano, sia qualcosa anche di più formale, su un tailleur, bello, lui è corpo è bello, e come pareo, lo trovo proprio moderno. Ed elegante, molto, molto elegante. Il grigio melange, non perdetevelo, perché questo insieme di fili che poi non sembrano ritorti, quindi l'effetto è, vedete, l'effetto è verticale, è appena appena avvolto il filato ed è diverso, non è un moulinet, ecco, anche se si può aprire. Potremmo anche prelevare i nostri filati. E quindi l'esperienza qua non è solo al tatto, non è solo il rumore che vi dà con questo spazio, ma è proprio l'effetto cromatico. Lo trovo incantevole, bellissimo. Gli farei veramente anche un bel quadrotto da buttare sul letto estivo. Su un letto estivo, lui, con questi bei tessuti spessi che non si trovano più per il letto vestito con un lino spesso d'estate vi fa dormire come nient'altro, non si sgualcisce più di tanto e assorbe il sudore, vi mantiene freschi. È bello questo lenzuolo, che cade il giusto, tanto quando si cade ci si scopre con tutto, ma io odio, proprio odio. Non mi piace la sensazione del cotone sciagattato, il cotone sottile, mi piacciono rustici. Infatti adesso qua inizio a chiedere un po' di pezze, per farmi dei lenzuoli, me li cucio. E quindi lui diventa proprio in questo bianco, in questo nero, un copriletto che poi non serve abbondare, deve semplicemente coprire il cielo. Se lo sapete fare bene, i laterali sono belli anche se si vede il lenzuolo, con queste belle nappe. Ecco, e se fate, ad esempio, bello lui, come cresce, cresce, ma se fate questi quadratoni, che se ne trovano questi bei quadrati, non sono grandi, questi quadrati che partono dal centro e che crescono torno torno, vi viene un letto bellissimo, con una bella nappa. Le nappe lì sì, perché ve lo tengono. La nappa serve anche per tenere composto. Poi la nappa la potete rifinire con quello che volete intorno, insomma, non mancano i perlotti opachi, lucidi qua. Oddio, qua ci sarebbe bene anche il cristallo. Ovviamente anche gli altri colori si prestano a diventare un copriletto, anche perché lui non si stropiccia. È bello mosso così e toglie anche la voglia dell'oggetto fatto ad uncinetto per la camera. E lui è moderno, lui è moderno, lui è veramente moderno. Pensateci. Va via il sole. Sapete che non so cosa farmi a pranzo? Non ci ho pensato, non ho proprio pensato al pranzo. Mi fo del riso con non lo so, non c'ho voglia di cucinare, quella è la questione. Che mi fa a pranzo? Che fate voi a pranzo? Che bello, stamattina mi sono beccata la diretta della mano, però infatti è durata poco. Qua mi è scappato il segnale, tempo 3 secondi come sono venuta in terrazza, mannaggia. Ma non ci posso stare al chiuso più di tanto. Ciao Manu, è stato interessante, è bello il tuo scialle. Ma non lo chiamare Battus perché è un bello scialle, sciallus.